Buonasera, solo 1-0-0 nel match interno con la Vis Pesaro. L'Adriatico Giovanni Cornacchia, primo tempo regalato, un po' quello che era successo contro il Pineto, però insomma è un momento un po' particolare per il Pescara, manovra involuta, una manovra lenta per vie orizzontali, stiamo parlando soprattutto del primo tempo, poco movimento, scarso movimento senza palla, c'è stata solo un'occasione di fatto nel primo tempo che è stata cestinata da Merola. Poi nella ripresa negli ultimi 20-25 minuti il Pescara ha creato molto, avrebbe senza dubbio meritato di vincere questa partita contro una squadra, la Vis Pesaro, che ha disputato una partita letteralmente in trincea. Dunque è finita 0-0 l'Adriatico Giovanni Cornacchia, domenica alle 18.30 trasferta al Porta Elisa di Lucca. Buonasera a Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Qual è la sintesi di questa partita? Più o meno l'hai fatta tu, è quello che penso anche io. Il Pescara di Zeman in questo momento non si vede, il primo tempo è stata una squadra che ha giocato al contrario di quelli che sono i suoi dettami, quindi un calcio orizzontale, lento, una circolazione di palla quasi sterile, con pochissimo movimento senza palla, pochissimo attacco alla profondità, poco gioco sulle catene e di conseguenza hai creato una mezza palla gol, quella di Merola, e un'altra mezza con Cuppone che poteva tirare un po' prima. Poi nel secondo tempo hai fatto qualcosina in più, però obiettivamente io credo che sia una squadra in questo momento un po' involuta, che ha perso un po' di fiducia, perché abbiamo giocato, come hai detto bene all'inizio, contro una squadra che è venuta soltanto per difendersi, non ha creato nulla. E ci sta che poi nel secondo tempo tu provi ad alzare un po' i ritmi e a cercare di fare gol, però poi non basta, perché poi in questa categoria la qualità dei giocatori non ti permette di vincere le partite con una giocata e ci vogliono più occasioni da gol. In questo momento il Pescara sotto porta fa fatica, chiaramente io credo che manchi, e non penso di sbagliarmi, di un punto di riferimento davanti che sia funzionale a questo tipo di gioco, perché non Tommasini? Com'è andato secondo te? Non è facile giocare poco e soprattutto poche volte. Oggi io mi aspettavo che giocasse dall'inizio, però tu non puoi giocare soltanto con una prima punta che attacca soltanto la profondità, perché poi la storia lo insegna. Io anche nell'anno in cui ho avuto il mister Kutuzov era bravissimo a venire incontro, scaricare e poi ributtarsi, perché poi ti dà il tempo per riattaccare la profondità, quel passaggio intermedio. Parlando della stagione di Avellino, per farci capire dagli amici che ci seguono. Parlo di 2003-2004. Parlo di Kutuzov, lo stesso Ciro Immobile. Certo. Non è un giocatore che fa giocare tantissimo le squadre, però sa venire incontro e sa fare sponda. Certo. Pescara manca questo tipo di giocatore, a meno che io non so perché Tommasini e Vergani non riescono a fare mai una partita titolare, perché Cuppone sinceramente non voglio tirare la croce addosso a lui, per carità, però diventa un gioco prevedibile, questo dico. Gli manca il passaggio intermedio per arrivare tra le linee con le mezzali o con l'esterno che taglia sotto per poi riattaccare la profondità. Assolutamente, sono d'accordo con te, l'analisi tecnico-tattica di Fabio Ferraresi. Sono le 23:20 in diretta su Rete 8, stiamo per collegarci naturalmente con il nostro inviato Enrico Giancardi nel momento in cui avrà il suo primo interlocutore al microfono. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati di questa giornata, perché oggi erano due posticipi oltre a Pescara Vis Pesaro 0-0, tra l'altro seconda partita consecutiva senza segnare gol, non so se è un record per le squadre di Zeman, poi dovremmo andare a fare una ricerca. Pontedera Rimini 4-0, comincia male l'avventura di Emanuele Troise sulla panchina del Rimini, aveva sostituito l'esonerato Diego Raimondi. Troise ex Cavese, lo scorso anno ha perso lo spareggio con il Brindisi per la promozione in Serie C, ex allenatore del Mantova, è stato il suo secondo è Domenico Di Cecco, lo volevo ricordare. Rimini ex giocatore di Chieti e Lanciano, cresciuto nel Giulianova, ha giocato anche nel
Elena D'Avellino, il direttore tecnico del Rimini Antonio Di Battista. Questi i risultati: Lucchese Juventus Under 23, Olbia Pineto sono state rinviate, già è stata decisa la data di Olbia Pineto giovedì 2 novembre. I risultati tra ieri e questa sera: Entella Gubbio 2-1, Perugia Torres 1-1, Carrarese ancora 1-0, Recanatese Arezzo 2-0, Cesena a Sestri Levante 2-2, questa è stata una sorpresa della giornata, ma vi assicuro il Sestri Levante ha giocato un'ottima partita al Manuzzi di Cesena, Spalla e Fermana 0-0, Pescara Visse Pesaro 0-0, Pontedera Rimini 4-0 con i gol di Angori, Catanese doppietta e poi Nicastro che tra l'altro ha anche vestito la maglia della Pescara brevemente per poche settimane la stagione 2017-18. Andiamo a leggere la classifica del campionato di Serie C Girone B dopo 8 giornate. La Torres in testa con 22 punti, buonissima la prova della Torres a Perugia, era andata anche il vantaggio e poi è stata raggiunta la squadra di Alfonso Greco da Seghetti, 2004 attaccante del Perugia al primo gol tra i professionisti. Il Cesena è secondo con 19 punti, il Pescara non ne approfitta, in caso di vittoria avrebbe agganciato il Cesena, si sarebbe portato a 3 punti dalla vetta. Ricordiamo, Pescara Torres si giocherà mercoledì 25 ottobre dopo la trasferta di Lucca allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ore 20:45. Carrarese 16, Perugia 14, Recanatese 13, poi Lucchese e Gubbio 12, Pineto 11, Pontedera 9, Olbia, Spal, Entella, Arezzo ed Ancona 8 punti, Juventus Under 23 7, Vis Pesaro e Fermana 6, Sestri Levante 5, chiude il Rimini con 4 punti. Vi ricordo questa partita domani in differita andrà in onda alle 14:30, Pescara Vis Pesaro ore 14:30 domani su Rete 8 con la telecronaca di Enrico Giancarli. Questa è la classifica, grandi rimpianti anche se siamo all'inizio, è certo che sarebbe stata importante questa vittoria dopo il KO con Pineto per l'autostima, no? Ci sarebbe stato subito il riscatto, ma anche per la classifica, avrebbe agganciato il Cesena, il Pescara e si sarebbe portato a 3 punti dalla vetta, insomma ci sono tante cose, no? Sì, ma al di là della classifica che in questo momento lascia il tempo che trova, io credo che il Pescara, avendo tra virgolette giocato 2 partite in casa, perché ci metto anche quella col Pineto, visto che erano quasi tutti tifosi nostri, certo. Tu in 2 partite in casa contro Pineto e Vispesero fai 1 punto, un po' di rammarico credo ci sia e un po' di autostima è normale che poi viene a mancare, ma soprattutto per il fatto che se tu avessi dimostrato e fatto determinate partite senza aver la fortuna di vincerle, allora sai, l'autostima e la convinzione dei propri mezzi e del lavoro che si fa durante la settimana rimane integra. Dal momento in cui tu fai 2 mezze partite, non proprio quelle che credo si aspettava anche il mister, qualche domanda bisogna farsela e soprattutto negli interpreti credo che ci sia da cambiare ogni tanto qualcosina, perché Aloy Play, come ho detto prima, Cuppone prima punta, secondo me fanno un po' fatica, perché poi sono i giocatori che fanno giocare la squadra. Assolutamente. Di contro c'è questa, questo dato, questa curiosità: dopo 16 partite il Pescara riesce a mantenere inviolata la sua porta. Era successo l'ultima volta il 23 aprile della scorsa stagione, 0-3 sul campo del Picerno, poi 6 partite dei playoff, 8 di quest'anno più 2 di Coppa Italia, totale 16 partite. Allora andiamo a dare uno sguardo alle schermate tattiche e continuiamo l'analisi con Fabio Ferraresi, perché ci si aspettava dall'inizio, lo avevamo anche detto, insomma le previsioni sono state, come dire, non sono state confermate, no? Abbiamo sbagliato tutti, ci ha sorpreso ancora una volta Zeman, avevamo previsto l'impiego di Tommasini al centro dell'attacco magari per far riposare Cuppone, così non è stato, come anche squizzato nel ruolo di play, di metronomo invece probabilmente squizzato, poi sapremo anche dallo stesso allenatore al microfono di Enrico Giancarli, probabilmente non è al meglio della condizione perché questa è la seconda partita consecutiva ai margini per
squizzato. Plizzari tre pali, Pierno che rientrava, ecco questa è la novità della difesa, rientrava titolare, Brosco, Messic e Milani, poi Aloy, De Marco e Dagasso, Dagasso dunque è tornato titolare in questa partita e davanti non è cambiato nulla rispetto alle ultime con Merola, Cuppone e Cangiano. A Cornero aveva fatto solo un allenamento di ritorno dall'impegno con la nazionale Under 20, sappiamo come la pensa Zeman, tu lo conosci meglio di tutti, non si è allenato praticamente mai con la squadra e dunque era giusto dare fiducia a Cangiano che però nel primo tempo ha fatto scena muta, per così dire. Però è pronto Enrico, Giancarli allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, poi esamineremo anche la formazione della Vispesaro, c'è poco da esaminare, però c'è Banchieri al fianco di Enrico Giancarli, il tecnico della Vis. Sì. Allora, un punto che avete fortemente voluto, l'idea tattica era chiara dall'inizio, soddisfatto quanto? Molto, perché l'avevamo preparata così, contro una squadra forte che ha fatto un'ottima gara, però l'avevamo preparata così, pensata così, poi chiaramente dentro le ripartenze avremmo potuto in qualche occasione essere anche più precisi, però i ragazzi hanno fatto un'ottima gara sotto tutti i punti di vista, perché poi non è facile giocare in un ambiente così, contro una squadra così, però abbiamo dimostrato un'altra volta, mi piace rimarcare, di essere squadra, di crederci fino alla fine e poi ripeto, in qualche situazione di ripartenza, se fossimo stati un po' più precisi, avremmo anche potuto guadagnare qualcosa in più. Chiaramente il riferimento a De Vrijs quando Brosco è arrivato scivolata nel primo tempo, chiaro che lei fa il suo lavoro, la sua squadra ha fatto il massimo rispettando quelle che erano anche le caratteristiche del Pescara, ma chi dice che non si è visto un bello spettacolo perché era impossibile giocare, cosa risponde? Che certe partite di calcio vanno fatte con la testa, col cuore, con tutto quello che hai, e poi io credo che riconoscere il proprio valore sia molto importante per tutti i club. Noi riconosciamo il nostro, rappresentiamo una città bellissima, rappresentiamo una tifoseria forte che ci ha sostenuto e per noi questa era la gara da fare. Chi si voleva divertire di più, io dico, c'è il Luna Park, il circo, lì si paga il biglietto, ci si diverte. A calcio spesso ci sono queste partite, per noi era fondamentale fare in questa maniera qua. Grazie e complimenti al tecnico della Vispesaro, c'è Lorenzo Milani. Prendere punti è sempre prezioso, loro sono venuti qua per fare la loro partita, per cercare di raccimolare qualcosa magari con una seconda palla, con una ripartenza, e noi abbiamo avuto tantissime occasioni e sfortunatamente oggi non abbiamo avuto quel guizzo in più per buttarla dentro e andare in vantaggio. Cosa vi ha detto Zeman? Ma alla fine, ad oggi, niente di che. Sicuramente potevamo fare di più in fase realizzativa, però secondo me, per il mio opinione, abbiamo creato tanto e quindi dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto e cercare di migliorare giorno per giorno, perché questo campionato è difficile, però comunque sia sono partite che da un momento all'altro, finché non segni, rischi anche di perdere. Quindi comunque sia alla fine abbiamo portato a casa un punto, dobbiamo tenercelo stretto che alla fine dell'anno sarà buono. Ecco Lorenzo, però nel primo tempo le occasioni a cui facevi riferimento sono nate un po' casualmente, perché la palla capitata sul destro di Merola non è stata una giocata costruita ma un rimpallo in area, e mentre Cuppone è andato in profondità e forse c'erano gli estremi per un rigore. L'unica giocata quella di Pierno per Accornero nella ripresa, un po' poco? No, alla fine loro si sono chiusi tanto, loro giocavano a 5 dietro, loro hanno preparato la partita per questo. Hanno preparato la partita per questo, quindi non è semplice trovare il guizzo nitido per andare in porta. Noi abbiamo provato tante volte alla fine a buttare palloni dentro per cercare di sradicare questa difesa che stava chiusa dietro e che giustamente facevano la loro partita. Noi sotto questo aspetto alla fine ce l'abbiamo messa tutta. Non siamo riusciti in quel che dovevamo fare. Una domanda da studio per Lorenzo Milani e poi lo salutiamo. Fabio? No, io sono d'accordo con la sua analisi, però io credo che oggi più che buttare palloni dentro bisognava fraseggiare di più sulle catene e andare dentro con gli 1-2, proprio in virtù del fatto che giocavano con tanti uomini e facevano densità in mezzo. Forse serviva andare un po' più sulle catene perché c'era troppa densità in mezzo? Ma alla fine sono delle letture di gioco, molto probabilmente sì, e comunque sia anche quando io il primo tempo io con Gianmarco e Matteo abbiamo provato, loro appena
stoppavamo il pallone, si schiacciavano all'indietro e non ti davano modo, anche quando io magari andavo in sovrapposizione era difficile servirmela in profondità, perché alla fine loro schiacciandosi mi arrivava il pallone, dovevo ritornare indietro, provare a ricostruire un'azione, quindi non è mai stato semplice creare qualcosa di nitido. Grazie a Lorenzo Milani. Grazie. In diretta c'è subito il presidente Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Chiaro che c'è un po' di delusione. Ma la delusione c'è per il risultato, perché è chiaro che se non concretizzi quello che costruisci con una squadra come questa fai fatica, che loro fondamentalmente, se non ci fossero stati rinvii del portiere, non sarebbero mai usciti dal centrocampo, e quindi giocare così è difficile. Anche sentito che facevi la domanda a Milani sulle catene, ma le catene ci vogliono per legare qualcuno, perché così non puoi giocare sulle catene. Se c'hai 10 persone dietro la linea della palla fai più fatica. Chiaro che devi prendere la palla, devi tornare indietro, la devi rigiocare, si piazzano tutti. Quindi sicuramente non era la partita giusta per vedere quel tipo di gioco, dovevamo essere bravi a concretizzare almeno un'occasione, e poi con una partita più aperta probabilmente vedevi il Pescara vero. Io credo che questa sia stata veramente, onestamente, la partita contro la squadra che obiettivamente sin dall'inizio ha rinunciato a giocarla. Io le riporto l'intervista fatta dal tecnico della Vispesaro, perché dopo l'analisi, che chiaramente era condivisibile dal punto di vista tecnico, le abbiamo detto: sì, però qualcuno si è lamentato perché giocando così lo spettacolo non viene, non è bello a vedersi. Lui ha risposto: lo spettacolo al circo, a Luna Park. Ma c'ha ragione, loro devono salvarsi. Certo, non ci si può lamentare poi alla lunga se non troviamo più giocatori, se dobbiamo giocare a tirare la palla avanti è difficile, però loro hanno fatto il loro gioco, siamo stati poco lucidi noi sotto porta e forse anche sfortunati con questo arbitro, che onestamente di casini ne ha creati tanti oggi. Si riferisce? Ma mi riferisco sicuramente al fallo su Cuppone, che mi ha detto negli spogliatoi che ha fischiato il fallo di Cuppone di Mani quando cade, ma non è che cade da solo Cuppone, primo. Poi c'era un fallo di mano. C'era un rigore? Assolutamente sì, c'era un fallo di mano a centrocampo su una palla che poi loro hanno preso un calcio d'angolo, un fallo di mano grosso come una casa, segnalata dal quarto uomo, e lui se ne è sbattuto. Quindi i cartellini gestiti in una maniera incredibile, perché nel primo tempo ci potevano essere 3-4 ammonizioni per loro. La prima munizione, guarda caso, l'abbiamo presa noi su Mesic. Io credo che l'arbitraggio proprio sia stato il peggiore in campo oggi. Presidente, le chiedo l'ultima cosa io prima della domanda da studio. A conti fatti però è la seconda partita consecutiva dove il Pescara di Zeman non segna gol. È un dato allarmante? No, perché se non ci fosse stato l'infortunio di Grosso, di Brosco nella partita contro il Pineto, sarebbero stati comunque 2 punti, che in questo campionato ci stanno, perché voglio dire, anche ieri sera il Cesena, credo che se il Sestri avesse vinto la partita non avrebbe rubato assolutamente nulla, però le partite sono belle quando si giocano. Questa sera sinceramente non è stata una bella partita. Studio per il presidente Daniele Sebastiani, a cui se aspettate un secondo do l'auricolare così vi può ascoltare in presa diretta. Assolutamente. Secondo solo, assolutamente. E il presidente vi ascolta. Aspettiamo. Vai, vi ascolta. Naturalmente la domanda la farà Fabio. No, io saluto il presidente e chiaramente condivido in toto tutto quello che ha detto, perché stasera la Vispesaro ha fatto anticalcio ed è difficile giocare contro queste squadre, però in virtù proprio di queste considerazioni e buttando tante palle dentro, io credo che poi alcune partite bisogna anche giocarle con un doppio centravanti, cercare di cambiare qualcosa, perché se poi non si può fare il proprio gioco bisogna avere ogni tanto un'alternativa, questo dico io. Ma Fabio, intanto ti saluto. Il problema secondo me non è il doppio centravanti, il problema è che se tu costruisci almeno 4-5 palle gol e non le metti dentro, in una partita come questa bastava fare il primo gol e poi si sarebbe vista una partita diversa, probabilmente, o con una squadra che magari era costretta a giocare e magari avrebbe fatto anche la sua partita, o una goleada di quelle che si vedono quando si giocano contro squadre così. Però purtroppo ognuno fa il proprio gioco. È chiaro che c'è stato l'infortunio dei pullman che sono stati fermi sull'asse attrezzato, ma credo che questa sera un altro pullman è stato fermo nella metà campo della Vispesaro. Infatti abbiamo scritto proprio così in sede di commento. Va bene, noi ringraziamo il presidente del Pescara Daniele Sebastiani.
tra un po' arriveranno da Gasso e Zeman ai nostri microfoni. Massimo, per il momento ti restituisco la linea, vediamo quando arriverà da Gasso, la riprenderemo, oppure potrebbe arrivare tra pochissimo, quindi perfetto, restiamo in presa diretta. Allora facciamo così, nell'attesa che arrivi, sì, da Gasso, facciamo vedere per un attimo la schermata tattica, così completiamo l'argomento sulle disposizioni delle due squadre, della Vispesaro, perché dicevamo sì, solo sulla carta era un 3-4-2-1 con Di Paola che in realtà è un centrocampista, e De Vries, questo statunitense arrivato in prestito dal Venezia, in realtà si è subito trasformato in 5-4-1, a mio avviso spesso in un 9-1 se non in un 10-0. Mettiamola così, ma con tutto il rispetto per la Vispesaro, polverino tre pali. Poi c'è Cacci, ex Pineto, lo scorso anno 2003 ha vinto il campionato, all'esordio tra i professionisti in campionato, aveva già giocato in Coppa Italia, Tonucci e Zagnoni, Mattioli e Zoia sulle fasce, Valdifiori e Iervolino in mezzo, con De Vries e Di Paola, diciamo, sugli esterni, con Pucciarelli in riferimento centrale. Era un 5-4-1 che spesso però si è trasformato in un 9-1, ma con tutto il rispetto, lo diciamo, per la squadra pesarese che ha fatto il suo, per carità, insomma, ha fatto una partita, ha disputato una partita totalmente in trincea, totalmente rinunciatario, insomma, fatto di necessità virtù, e questo per la Vispesaro è il terzo risultato utile consecutivo, terzo pareggio di fila con la vittoria in Coppa Italia, quarto risultato utile consecutivo, tra l'altro aveva vinto in Coppa Italia a Recanati per 3-1. Torniamo da Enrico perché sta per arrivare, no, è già arrivato, vai. Sì, stavamo attendendo con Da Gasso e dobbiamo commentare questa partita che non ha dato quello che volevate, no? Purtroppo non siamo riusciti a portare i tre punti a casa, che era il nostro obiettivo, diciamo, però comunque secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo creato diverse occasioni, ma è andata così. Che cosa è mancato secondo te? Secondo me l'unica cosa che ci è mancata è un po' di concretezza sotto porta, come era successo secondo me già anche con il Pineto, però domenica prossima abbiamo un'altra partita, dobbiamo concentrarci su quella. Soprattutto non era facile contro un Vispesaro che vi ha difeso in 7, no? Sì, loro erano molto chiusi dietro, abbiamo cercato soprattutto il secondo tempo di smuoverli come ci chiede il mister, attraverso 1-2, comunque le giocate che proviamo in settimana, però purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Grazie anche a Matteo Da Gasso, sta per arrivare il tecnico Zeman in diretta qui con noi, quindi ora restiamo in presa diretta perché manca proprio pochissimo per Zeman, e poi chiuderemo dallo stadio Adriatico con la collaborazione di Diego Martelli. Ancora qualche istante, Massimo. Sì, poi tra l'altro c'è da dire, Zeman, c'è da dire in postazione. Nell'attesa proprio di Zeman. Eccolo, Fabio. Eccolo, Zeman, qui. Massimo. Eccolo qui, vai. Eccolo Zeman. Buonasera, mister. Eccoci qui. Zeman non era facile contro questa Vispesaro, è un dato di fatto che si difendeva in 8, in 9. Cosa è mancato dal suo punto di vista? Mancava gol. A parte l'occasione che abbiamo sbagliato, penso che c'era pure il rigore su cupone netto. E quando non si fa gol non si vince, anche se la squadra, penso dopo i primi 20 minuti che abbiamo regalato, giocando troppo lenti, poi la squadra si è mossa, ha cercato di creare, ha cercato di fare gol, purtroppo non ci è riuscito. Ecco, quando il tecnico, lo riporto testualmente quanto ha detto l'allenatore della Vispesa, ha detto dobbiamo capire le nostre qualità, chi avevamo di fronte, abbiamo fatto notare che non si è visto un bello spettacolo difendendo in 5 più 2 più 3, lui ha detto per lo spettacolo ci sono circo e altre cose. E c'è ragione, infatti non era calcio quello che hanno fatto. Non era calcio? Non era calcio. Diseducativo, come disse lei un po' di tempo fa sul gioco da dietro. Io penso che calcio bisogna giocarlo, loro hanno rinunciato, sono contenti per un punto, noi no, perché abbiamo cercato di giocare. E se dovessero arrivare altre squadre a fare questo tipo di partita, qual è la soluzione? Io penso che arriveranno altre. E spero che l'arbitro ci dà rigore sui falli da rigore, spero che prendiamo la porta di più. Ho due mie considerazioni sulle scelte. Intanto le volevo chiedere se Squizzato ha qualche problema fisico o se è stata esclusivamente una scelta tecnica quella di Aloy Regista, con Squizzato 90 minuti in panchina. A me non sta meglio, e per me Aloy ha fatto bene anche oggi, nel senso che è più dinamico rispetto a Squizzato, poi magari anche lì su geometrie di gioco Squizzato è sicuramente meglio, però
controchiuso non ci si arriva, nemmeno con Squizzato. Con Cuppone ancora dall'inizio, Tomassini che però non ha inciso tanto nel secondo tempo. Non ha inciso perché si sono chiusi di più, è normale giocare poi con... erano i nove, poi solo ragazzo alto è rimasto sopra e contro nove è difficile, anche se ci avevamo tentato, siamo entrati dentro area, qualche occasione l'abbiamo fatto anche secondo tempo, purtroppo se non si fa non si vince. L'ultima, una domanda da studio e poi liberiamo. Fabio. No, io la considerazione che ho fatto prima al mister volevo chiedere proprio quando incontreremo altre volte questo tipo di squadre così chiuse, se è il caso magari ogni tanto di buttare qualche pallone dentro e giocare con due attaccanti. Chiede Fabio Ferraresi che se dovesse rincontrare squadre così, se magari può pensare anche al doppio attaccante. E noi ne abbiamo tre. Intendeva i due centrali. I due centrali non credo, dove non c'è spazio già è chiuso uno, figuriamoci due, che poi Merola ci è entrato, a Cornero ci è entrato. Perfetto, grazie al tecnico del Pescara Zeman. Noi ci fermiamo qui, Massimo, dalla mix zone dello stadio Adriatico Cornacchia, con la collaborazione tecnica di Diego Martelli. Restituisco definitivamente la linea allo studio. Grazie Enrico Giancalli e Diego Martelli per la parte tecnica. Ricordiamo domani Pescara Vis Pesaro ore 14:30 su Rete 8, l'intera partita, telecronaca di Enrico Giancalli. Sono pronte le immagini, ringrazio intanto regia Dino D'Angelo, andiamo a guardarle insieme. Ancora panchina per Squizzato, davanti il solito tridente Merola, Cuppone e Cangiano, 3-4-2-1 il sistema di gioco della Vis Pesaro, in realtà 5-4-1 che poi si trasforma spesso in 9-1, partita totalmente giocata in trincea, ma attenzione, la prima occasione proprio per la Vis Pesaro, grande giocata di De Vries e poi bravissimo Brosco in scivolata ad evitare il peggio, maglia numero 13, Brosco capitano del Pescara, bravo De Vries, poi questa opportunità per Cuppone, ci mette troppo tempo e c'è l'intervento risolutivo di Ceccacci all'esordio tra i professionisti 2003 ex Pineto, attenzione ancora a De Vries che però manca completamente il bersaglio grosso, siamo al 37esimo del primo tempo regalato dal Pescara sotto ritmo, poi nella parte finale riesce a fare qualcosina con questo rimpallo e la chiara opportunità, palla gol clamorosa che è stata cestinata da Merola con il piede debole, va a trovare la potenza e sbaglia, il pallone termina lontanissimo e poi ci prova Cuppone che sarà sostituito a fine primo tempo da Tommasini che giocherà dal primo minuto della ripresa. Attenzione ora alla ripresa con questo destro da fuori di Di Paola, il portiere della Pescara Plizzari si fa trovare pronto e preparato, poi il sinistro di Accornero, la deviazione di Polverino, grande intervento, viene salvato dalla traversa, Accornero è entrato in corso d'opera al posto di Cangiano che ha fatto scena muta oggi nella prima frazione di gioco, poi il tentativo da dimenticare di Milani al 70esimo minuto, spinge il Pescara che riuscirà a creare diverse opportunità nella parte finale, questa è una con lo scambio nello stretto tra Accornero, Merola e poi soprattutto Pierno, palla in profondità per Accornero che non trova la porta, grande chance per la squadra di Zeman e poi il tentativo di Merola con la parata del solito Polverino che sostituisce l'infortunato Neri. Vediamo ora Milani, vertice destro, il suo cross, il colpo di testa di Merola che sbuca tra due centrali della formazione ospite, il pallone termina di un soffio al lato, ancora Pescara con il tentativo di Aloy fuori misura, siamo al 91esimo, altri 4 minuti di recupero, non accade altro, Pescara Vis Pesaro 0-0. Queste dunque le immagini salienti della partita, vuoi rivedere qualcosa? Ma in particolare oppure non so? C'è poco da rivedere. Che cosa non ti ha convinto di quello che ha detto Zeman? Ecco, questa è la domanda. Lui comunque ha questo modo di vedere il calcio e da una parte è anche condivisibile il fatto che
quando trovi una squadra chiusa, mettere un altro centravanti possa chiudere ancora più gli spazi, però se tu non riesci ad arrivare con le catene, con gli 1-2, sei costretto per forza di cose a buttare dei traversoni anche non dal fondo, no? E magari avere un doppio centravanti può mettere più in apprensione la difesa avversaria. Ci sarebbe da dire tanto sulle dichiarazioni del mister della Vispesa, però forse è meglio glissare, perché credo che, come ha detto bene il presidente e anche il mister, questo è anticalcio e alla lunga non credo che paghi giocare in questo modo, però se questa persona allena vuol dire che qualcuno gli dà fiducia, però io non credo che sia il modo giusto per insegnare calcio e comunque per difendere i colori di una città, come ha detto lui, bella come Pesaro, perché io sono di Fano, Pesaro la conosco, è una città che comunque conosce lo sport anche per il basket, è una città che, certo, che ha competenza, e non credo che siano contenti di questo tipo di partita. Io penso che avrebbero preferito che magari la squadra se la giocava anche perdendo, però ha proprio rinunciato a giocare, e alla lunga con questo tipo di prestazioni non si va in paradiso. Partita totalmente rinunciataria da parte della Vispesaro, disputata complessivamente in trincea, lo possiamo dire, senza tema di essere smentiti. Dicevamo 3-4-2-1, ma solo sulla carta, poi 5-4-1, spesso 9-1 era, insomma, con tutti i giocatori che erano arroccati all'altezza dei 16 metri della propria area di rigore a difesa della porta di Polverino. Abbiamo visto anche Pucciarelli, partita di grande sacrificio, che andava a dare una mano ai compagni del reparto arretrato. Sicuramente una grande partita di sacrificio ha fatto la Vispesaro. È chiaro che le modalità, no, fanno discutere, questo è poco sicuro. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo. 23:52 in diretta su Rete 8 con Fabio Ferraresi, vi abbiamo proposto gli highlights, le immagini salienti di questa partita. Purtroppo non c'è il rigore, che è sembrato evidente nel primo tempo, la spinta di Tonucci su Cuppone che stava per calciare in porta. Tra l'altro l'arbitro, il signor si chiama Calzavara, della sezione di Varese, ha accordato il calcio di punizione alla Vispesaro per un tocco col braccio di Cuppone, ma il tocco col braccio è arrivato dopo la spinta evidente di Tonucci. Calcio di rigore tutta la vita, rigore solare, l'arbitro ha addirittura concesso il calcio di punizione, segnato il calcio di punizione alla formazione ospite. Allora vi faccio vedere i gol di Cesena, Sestri Levante che ha disputato una grandissima partita, ve lo dico perché ho visto l'intera gara. Questo è il primo gol però del match al decimo, c'è un colpo di testa di Prestia e poi la rete di Ciofi, il primo dei due gol realizzati da questo difensore classe 99 già da 5 stagioni nella Cesena. Comincia male la partita per il Sestri Levante, che però raggiunge il pari al 43esimo, esce a vuoto Pisseri, il colpo di testa di Pane, il capitano del Sestri Levante, dopo che però il Sestri Levante aveva colpito anche un palo nel primo tempo. Qui siamo nella ripresa, c'è la torre di Prestia, il secondo gol di Ciofi, dunque Cesena di nuovo in vantaggio al 63esimo, ma davvero indomito il Sestri Levante. Dopo neanche un minuto e mezzo il pareggio, Candiano, la traccia per il suo compagno di squadra Forte, maglia numero 7, che incrocia laddove non avrebbe nulla fatto, non avrebbe potuto nulla il portiere Pisseri, 2-2 il verdetto finale. Davvero complimenti al Sestri Levante, che ha disputato una ottima partita. Andiamo a vedere invece i gol che hanno caratterizzato il match tra Perugia e Torres, che era un po' il big match di questa partita. La rete di Fischnaller dopo un recupero palla alto della squadra sarda, tutto questo al 60esimo minuto. Il primo tempo aveva fatto la partita la Torres, Fischnaller classe 91 realizza questo gol molto importante, ma il pareggio arriverà dopo 10 minuti con il tecnico Baldini che cambia faccia alla sua squadra. 4-2-3-1, entrano Ricci, soprattutto Seghetti, che si rialza dopo essere caduto e poi con questo bel diagonale riesce a superare il portiere della Torres, Zaccagno. Tutto questo al 70esimo minuto, poi la partita si accende, il gran destro di Bartolomei non si fa trovare impreparato il portiere Zaccagno, uno dei migliori della categoria.
aria e poi Pass che da posizione decentrata prova la conclusione, il pallone colpisce l'esterno della rete, ma qui la grande opportunità, ghiotta opportunità per passare di nuovo in vantaggio, duplice occasione nella stessa azione per la Torres, che si è dimostrata davvero una squadra di rango dopo 7 vittorie consecutive, il primo pareggio ma sul campo del Perugia. Max, se stai lì dopo 7 partite un motivo ci sta, perché poi l'entusiasmo, il partire bene, un po' di fortuna, ok, ma 7 partite iniziano a essere quasi un quarto del campionato, no? E quindi la squadra ha sicuramente dei valori ed è una squadra che può ambire, credo a questo punto, alla vittoria del campionato, perché sta facendo molto molto bene. Molto bene, ci sarà tra pochissimo il confronto diretto all'Adriatico contro il Pescara, Pescara-Torres mercoledì 25 ottobre alle 20.45, prima però domenica prossima, Lucchese-Pescara alle ore 18.30, poi ci sarà Pescara-Torres e la domenica successiva, dunque il 29 ottobre, un nuovo confronto all'Adriatico Giovanni Cornacchia di fronte Pescara e Recanatese. La Recanatese di Giovanni Pagliari, che viene da 3 vittorie consecutive, sta facendo molto bene, lo scorso anno ha centrato i playoff a spese del Siena che è stato escluso dopo aver vinto il campionato alla grande di Serie D alla guida della Recanatese. Un grande lavoro di Giovanni Pagliari, no? Io credo che questo sia un trittico di partite complicato dove capiremo che campionato probabilmente faremo, perché sia la Lucchese che la Recanatese dal mio punto di vista sono le rivelazioni del campionato, perché 13-12 punti certo, sono tanti. Recanati è vero che ha dei giocatori anche di, certo, di livello. Melchiorri e Sbaffo, tanto esatto, volevo parlare proprio di loro due. La Lucchese è una squadra molto ostica, specie se affrontata tra le loro mura amiche, e poi la Torres che in questo momento è prima, quindi in queste 3 partite faremo un'analisi diversa e capiremo un po' meglio che campionato potremmo fare, se veramente per provare a vincere o se accontentarsi di un buon piazzamento per i playoff. Ma secondo te, ecco, in cuor tuo, tu pensi che pensi che Zeman sia davvero soddisfatto? Perché oggi, dal tenore delle sue dichiarazioni, non sembrava così arrabbiato, eppure insomma 0-0 con la Vispesaro, è vero la Vispesaro ha rinunciato, però tu non hai vinto, per la seconda partita consecutiva non hai segnato. Ma io credo che ci sia un po' di verità e un po' di bugia come il suo solito, secondo me lui vuole dare un po' di fiducia alla squadra che l'ha persa, quindi sta dicendo che hanno giocato contro l'anticalcio, hanno creato il rigore, però non è contento in pieno, perché io credo che la squadra di Zeman sia un po' lontana rispetto a quello che voglia vedere lui. Sì, non abbiamo preso gol, è un buon segnale, però abbiamo fatto non tanto bene la fase offensiva, anche se loro si difendevano con tantissimi uomini al limite dell'area. Io credo che lui si aspetta sempre qualcosina di diverso. Qui ci ha messo tanto tempo Cuppone a concludere, vero? Molto tempo. Ed è stato ben chiuso comunque da Ceccacci, ripetiamo, all'esordio tra i professionisti, lo scorso anno protagonista nel Pineto, classe 2003, in prestito proprio dalla Vis Pesaro, 2 anni fa ha giocato nella Vastese in Serie D, classe 2003, difensore centrale, è stata la novità sostanziale che è stata presentata dal tecnico Simone Banchieri. Queste le azioni in sequenza che stiamo rivedendo, facciamo così, mi rivolgo a Dino D'Angelo, ci fermiamo per l'ultima volta e poi considerazioni finali con Fabio Ferraresi e daremo la buonanotte ai nostri telespettatori. A tra poco. Torniamo in diretta su Rete 8 con Fabio Ferraresi. Continuiamo a parlare un po' dello schieramento, delle scelte fatte da Zeman prima di chiudere questo appuntamento con Terzo Tempo Live. Anzi, eccolo qua. Bravo, bravo Dino che mi ha letto nel pensiero. Queste erano le scelte, soprattutto a centrocampo, insomma, sorprese un po' tutti, dall'assenza di Squizzato. La domanda fatta da Enrico Giancarli su Squizzato: non si è capito se stesse non al meglio oppure se è stata una scelta di natura tecnica. Ma è stata una scelta tecnico-tattica, da come ha parlato l'allenatore, perché lui si aspettava questo tipo di partita e ha optato per Aloy, che era più funzionale a questa gara, però non lo so.
Cioè, Zeman ha detto, questo me la ricordo una sua espressione, perché poi si fa un po' fatica certe volte ad ascoltare Zeman che parla piano, però lui ha detto che Aloy è più dinamico, questo l'ho sentito, credo che tu l'abbia sentito, sì, sì. Più dinamico di squizzato. Ma oggi il dinamismo, secondo me, dal mio punto di vista, serviva poco, perché contro una squadra che ha rinunciato totalmente a giocare e sulla prima costruzione si metteva già con 9 uomini sotto linea della palla, non è che tu avevi bisogno di un interditore per stoppare qualche transizione o qualche ripartenza, perché loro erano talmente bassi che potevi anche difendere soltanto con Brosco e Mesic oggi, veramente, come faceva ai tempi migliori quando attaccava con 7-8 giocatori, perché non avevano nessuno che ripartiva, anche per la forza fisica di gamba, no? Non c'era quel Pucciarelli, non ha più forza, gli esterni poca roba, quindi oggi il dinamismo di cui parlava lui serviva poco. Ma io credo che c'è stata un'azione emblematica nel secondo tempo dove poi Merrol è andato al tiro, Sedino ce la fa rivedere, ed era quello a cui mi riferivo prima. Sì. Tomasini è stato molto bravo. Parlando di Tomasini, ci manca quel tipo di giocatore che sappia giocare con la squadra e fare sponda per poi riandare ad attaccare la profondità. In quel caso lì era molto, molto in avanti, quindi era già dentro l'area e tra virgolette non era proprio quel tipo di giocata a cui mi riferivo io, però si vede che è un giocatore che lo sa fare questo tipo di gioco, e al Pescara serve per il gioco di Zeman, perché sennò diventi troppo prevedibile se attacchi sempre solo la profondità con la prima punta. Assolutamente. Penso che sia questa l'azione. Questa è l'occasione per Accornero, questa è stata molto bella, Pierno, sì. Palla in profondità subito dopo, subito dopo. Esatto. E lì chiedeva la palla a Tommasini, avrebbe potuto alzare la testa. Ci può stare, però era molto... Ecco, questa mi Eccola riferisco. Qui, sì. Adesso lui lo fa quasi all'altezza dell'area piccola, ma è un giocatore che lo può fare anche 10 metri fuori area. Assolutamente. Ed è quello a cui, secondo me, in questo momento manca il Pescara, arrivare là per poi riproporre. Di fatto ingiudicabile la prestazione di Tommasini, perché non ha avuto rifornimenti. Ha giocato pochissimo, ha bisogno di minutaggio, credo. Vergani. L'esclusione ormai di Vergani, che tutti si aspettavano che fosse titolare col Pineto, e invece non ha giocato, significa che non ci punta assolutamente più Zeman dopo i propositi iniziali, secondo te? È una bocciatura definitiva? Sì, io penso sia una bocciatura rispetto a quello che abbiamo sentito quest'estate, no? dalla bocca sia del direttore che del presidente, nel momento in cui non è stato tenuto Facundo Lescano, che poi le dinamiche di questa trattativa non le conosciamo bene, comunque hanno fatto altre valutazioni, hanno puntato su di lui, però di fatto credo che in questo momento non stia deludendo le aspettative, perché poi ha giocato quasi mai. Io credo che il ragazzo abbia qualità, ma gli manca un po' di cattiveria per fare questa categoria, che è una categoria difficile, dove bisogna sgomitare, sporcarsi e lavorare. Grazie a Fabio Ferraresi, sempre puntuale e preciso nelle sue disamine. 00:05 è proprio tutto per questo appuntamento con Terzo Tempo Live. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione. Ancora una buona serata. Oh,